video velocissimo, video interessantissimo. Oggi vi farò vedere il mio nuovo profumo economico, che però è molto buono perché l'ho provato e dura tantissimo per essere economico, perché costa poco. Economico perché, perché costa poco, se costa 6 non era economico. Quindi ora vi faccio vedere di che profumo sto parlando, ma già l'avete visto, il 100 ml Yuzhou, il profumo del 100 ml Yuzhou, che è molto economico, dove ora vi farò vedere come è fatta la bottiglia. Il packaging non è niente di che, è semplice, una scatola semplice come una scatola di scarpe, quindi sapete benissimo, la scatola non è niente di che. Però ora andiamo a giudicare, a criticare la bottiglietta. La bottiglietta non è brutta, c'ha la scritta nei lati, è un vetro spesso, è da 100 ml, è un vetro bello pesante, c'è il tappo molto stile metallo, però credo sia plastica. La fragranza, ora vi dirò le note, come la piramide olfattiva, non è niente male, perché oggi ora vi dirò quali sono le note di testa: sono bergamotto, zenzero e legno di cedro. Poi ci sono le note di cuore, che sono la lavanda, foglie di violetta, dragoncello e incenso. Le note di base sono regno di cedro, ebano, legno di guaiaco e ambra. L'ambra sta da tutte le parti. Però è un profumo che dura tantissimo per essere economico. Economico significa che non costa assai e neanche tanto, poco assai. Quindi questo profumo, essendo economico ed essendo duraturo, duramoscio, duro e basta, io ve lo consiglio. Poi c'è la scritta anche della marca nel tappo, questo è il tappo, questo no, e quindi è interessante sia la bottiglietta che la fragranza. L'ho comprato perché l'ho provato così a caso e mi è piaciuto. Costa sulle 30 euro più o meno e non è niente male. Essendo un 100 ml vi durerà tantissimo. Se lo comprate e non vi piace, potete sempre buttarlo. Questa è un'opzione molto interessante, un'opzione da prendere in considerazione. Se lo mescolate in questa maniera e cacciate, rimettete il tappo, non succede un cazzo. Quindi non lo fate. Questo è il profumo. E ci vediamo forse, ma dico forse, in un prossimo video dove parleremo di altri profumi puzzolenti.